Dunque, ti va di parlarne? La dea offrì al collega Norreno quello che doveva essere un infuso di erbe. Loki non seppe riconoscere che erbe fossero, ma il sapore della tisana era fresco e pungente. Gli piacque, anche se avrebbe preferito qualcosa di più forte. «Direi che dovrei parlarne, altrimenti non mi avrebbero convinto a venire fino in Grecia a parlare con la divina Demetra». La dea della natura gli sorrise, sedendosi accanto all'ingannatore Norreno. «Nessuno ti costringe a farlo. Capisco che non è una cosa facile da affrontare. Nah, nessuno mi ha costretto a fare niente, ma... insomma, ho passato un anno bloccato in una forma diversa dalla mia, di razza e sesso diverso. E sai qual è la cosa peggiore? Aver partorito un cavallo con più zampe del normale? Perché quando ho partorito Arione, la cosa è stata abbastanza tragica», disse con voce tremula Demetra, ma Loki scosse la testa. «No, partorirlo non è stato così difficile. Fa più male un pugno di Thor, e ti assicuro che ne ho incassato ben più di uno». «E allora cosa?» «La paglia. Sono rimasto così tanto tempo sotto forma di cavallo che mi è rimasta voglia di paglia, erba, biada e simili. È un'ossessione. Quando ogni tanto porto da mangiare a Sleipnir, gli rubo parte del pasto». Demetra rise. «Suppongo che rimanere giumenta per un anno abbia alterato un po' le cose». «Un po'? Santo cielo, mi fa male ancora l'utero! E sono uomo da mesi ormai!» «Questa cosa non penso sia possibile. Voi Olimpi partorite cavalli anche in forma umanoide. Quella è una cosa non possibile!» «Immagino che disastro ti ritrovi lì sotto», disse Loki, indicando con fare piuttosto sgarbato il basso ventre della dea. Demetra, arrossendo, si schiarì la voce. Non è importante. E comunque non penso che debba più importare a nessuno. Ho definitivamente chiuso con gli uomini, specie della mia famiglia». «Ah, che ti perdi! Il sesso rimane uno dei piaceri più belli che esista, in qualsiasi forma lo fai. Una volta ho provato a farlo con una lupa, e devo dire che... lo è solo se hai voglia di farlo. Un privilegio che con Zeus, Poseidone e Ade non è mai concesso», lo interruppe la dea terrea in viso. «Ade è un tipo a posto, l'ho conosciuto, e ho conosciuto la sua regina, una donna in gamba. Dice di trovarsi molto... possiamo cambiare argomento, per favore?» Lo interruppe ancora infastidita Demetra. «D'accordo, quindi torniamo a parlare di dilatazione vaginale? Perché, onestamente, ho fatto sesso con molti maschi in vita mia, assumendo forme femminili, ma non mi era mai capitato di essere rimasto incinta e devo dire che non avevo assolutamente idea di quanto si possa dilatare la vostra...» «Dimmi una cosa, vuoi solo infastidirmi o usi questa volgarità come armatura difensiva per non pensare che lì al nord nessuno vuole farti complimenti per aver salvato la mia collega Freya e invece tutti ti prendono in giro per essere la madre di un cavallo a 8 zampe. Loki rise amaro. «Suppongo entrambi. È il mio lavoro essere così. Qui al sud non avresti problemi ad esprimere il tuo essere. Te lo posso assicurare». «Sì, certo. E me lo dice la dea che è stata presa con la forza da 2 dei suoi 3 fratelli e che ha per nipoti un ragazzo nato da una pioggia dorata e 4 giovani fanciulli nati da una covata di 2 uova partorite da una comunissima mortale». Demetra fece spallucce. «Zeus ha... fantasia. Preferisco il mio angolo di mondo per il momento. Lì sono l'unico con la fantasia, ma non la uso per insidiare ogni donna che mi passa davanti». «E cosa farai se quell'angolo di mondo non sarà più di tuo gradimento, Loki?» gli chiese la dea seria, sorseggiando a sua volta una tisana. «Oh beh, con Svadilfoeri mi sono lasciato in buoni rapporti. Magari potrei pensare di accasarmi con lui e mettere al mondo tanti bei puledrini!»
disse ridendo Loki, alzandosi e avvolgendosi in un mantello di piume. Temo che forse dovremmo seriamente parlare di dilatazione intima, perché se vuoi rimanere una giumenta in pianta stabile, ti serviranno più informazioni», concluse ridendo a sua volta la dea della natura. «Sarà per un'altra volta, ma per ora grazie della chiacchierata, divina Demetra. Addio!» E Loki si tramutò in un rapido falco, prendendo il volo in direzione nord. «Addio Loki, figlio di Laifey! E fa come me! Mai più cavalli!» «Contaci!» ululò il falco da lontano, dirigendosi più leggero di nuovo verso casa. Ultimate Phobos consiglia un racconto molto bizzarro. Era praticamente un incontro fra Demetra e Loki a un'anonima partorienti cavalli, detto in soldoni. In realtà di questo racconto ne esiste una seconda versione, completamente diversa e un po' politicamente scorretta. Per quanto non fosse offensivo, penso, era politicamente scorretto e siamo nell'internet del 2020, che si inalbera perché Baby Yoda mangia delle uova, in un universo fittizio, in una serie spin-off di una saga fantascientifica, in cui la gente teletrasporta le cose con la forza del pensiero. E quindi ho scattato quel racconto e ho fatto questo un po' più intimista. Spero che vi sia piaciuto e spero ovviamente che abbiate gradito l'incredibile lettura di Vir, che ormai è un abitué dei canali e ovunque, letteralmente Vir fa collaborazioni ovunque. Vi invito a ringraziarla per la lettura di oggi iscrivendovi al suo canale, trovate il link in descrizione. Mi raccomando ragazzi, ringraziate. E no, non pubblicherò il testo dell'altro racconto scartato perché non voglio le social justice warrior a casa. Preferisco mantenere per me quel racconto e lasciare i dettagli alla vostra immaginazione. D'accordo? Va bene. Ci vediamo al prossimo racconto, ragazzuoli. Alla prossima!